non è vero, noi abbiamo fatto. È un falso clamoroso. Sapete tutti, perché qui il 90% di quelli che sono presenti qui sono dei frassinetti, assolutamente assenti. Il sindaco è venuto una volta a promettere, Don Fortunato arriverà, che faceva, l'aiutava a fare certa operazione. Qualche giorno fa mi ha detto, quando gli ho chiesto una struttura per poter fare manifestazione, mi ha raccontato una miriade di balle. Bugiardo lui, è il prete della parrocchia. Vuol dire che sono bugiardo anche io. Ma di fatto questa è la realtà. Per cui io mi presento. Cercheremo di fare il possibile per Frassinetto. I problemi sono tanti. Io ho fatto un piccolo, metto gli occhiali, così, la DSL a Frassinetto. Oggi è come accendere la luce. Non avere il computer in casa e non avere la DSL, internet, è come non avere la luce. Siamo ancora a luma carbuglio. Ma non c'è, nessuno se l'ha da fare. Io l'ho chiesto giovani, personalmente, anche per i meno giovani, compreso me, e te, compreso anche te. Poi il campo sportivo, l'ho appena detto, dice, ho fatto degli appunti per ricordarmi le 3-4 cosette, è stato distrutto dall'amministrazione Fanfani, le promesse fasulle sono state fatte da quello che era Banchetti, Banchetti era assessore. Il nostro progetto Arezzo Domani, che è un vero e proprio movimento civico, un nuovo movimento fatto di giovani e meno giovani, vuole continuare, non è solamente uno strumento diciamo creato ad hoc per questa campagna elettorale, ma è un qualcosa che crescerà anche dal giorno dopo le elezioni. Quindi sono assolutamente sicuro che Nario diventerà, si consoliderà come punto di riferimento di questo movimento per Frassinetto e per la frazione più in generale, appunto, di non solo di Frassinetto, ma spero anche di Mutino, Mitiano, tutte le altre, diciamo, frazioni che sono in qualche modo accomunabili anche a questa volta di Frassinetto. Non ha brillato da nessun punto di vista questa amministrazione e hanno compiuto dei veri e propri disastri amministrativi. Voi non conoscete tutte le cose che hanno combinato questi signori, ma vi potrei citare solo alcuni piccoli esempi. Hanno sprecato un sacco di soldi, per esempio, in un momento in cui tutti i sindaci d'Italia vanno in televisione, si lamentano di Tremonti, dei tagli alla spesa pubblica, che Tremonti ha fatto benissimo a fare, perché vi do una, diciamo, faccio uno scoop questa sera, non è vero niente che Tremonti ha tagliato, sì ha tagliato, ma ha fatto bene, perché nell'amministrazione comunale c'è tantissimi sprechi. E la giunta Fanfani lo dimostra, questa giunta è stata una giunta che è stata capace di spendere milioni di euro per mostre che poi si sono risultati dei flop veri e propri. C'è stata la mostra della Robbia, la mostra della Minerva, cose ai più sconosciute, ma che hanno comportato spese milionarie e magari diciamo fanno i tirati quando c'è da spendere qualche migliaio di euro per sostenere una piccola esigenza di una frazione. Poi abbiamo avuto un vice sindaco, Marconi, apprezzabile commercialista, ma che ha confuso totalmente il comune per un'agenzia immobiliare, la propria agenzia immobiliare. Anche in questo caso sempre il sottoscritto ha avuto il coraggio di fare queste denunce. Questo signore ne ha fatta una bellissima, anzi due. La prima meravigliosa che ha fatto è che ha pensato bene di partecipare per 6 mesi all'assemblea di un consorzio, di un ente che si chiama Ato 4, è un carrozzone che sovraintende alla politica d'area vasta dei rifiuti, si chiama Ato 4 e nonostante la legge Tremonti del 2009 recitasse già, insomma da qualche anno, no? Sono passati dal 2009, sono già 2 anni, nonostante questa legge reciti che il difensore civico, le circoscrizioni e i consorzi e gli enti funzionali debbono essere aboliti proprio per far risparmiare, no? La cosa pubblica, questi signori in queste riunioni che appunto nelle quali governavano questo ente hanno deciso un bel giorno, un anno fa circa, hanno deciso, sapete che siccome siamo in affitto, nonostante Tremonti ci dica che questo ente vada chiuso da qui a qualche mese, sapete che secondo noi è opportuno aprire bottega, cioè comprare uno stabile per dare una sede a questo ente. Pensate bene, questo signore ha contribuito con altri consiglieri d'amministrazione nominati da Fanfani a questa decisione, cioè hanno comprato un immobile spendendo circa 900.000 euro, circa 1 milione di euro, per un ente che da lì a poco sarebbe stato chiuso. Di Arezzo, una città turistica, possiamo aiutare anche il settore manifatturiero.
Il nostro settore manifatturiero più importante è l'orificeria. Noi bisogna riuscire ad affermare nel mondo un marchio e un'identità. Si devono essere la città dell'oro e la città d'arte, con Pietro la Francesca, Guido Monaco, il Vasari e tutte le eccellenze culturali che abbiamo, che sostengono una sorta di marketing a due vie, anche la nostra immagine delle nostre aziende orafe. Guardate che non è così impossibile. Le nostre aziende orafe, sostenute da una politica di promozione, da una politica turistica importante, possono godere e farsi forte di una città d'arte affermata nel mondo. E così vale anche alla rovescia. Quando c'è un'azienda orafa sostenuta dalla cosa pubblica, dai consessi istituzionali, si può, diciamo, cimentare con la competizione internazionale in maniera più robusta, perché alle spalle è una città importante che si è affermata nel mondo. Concentrare tutte le risorse su degli eventi importanti che sappiano guardare fuori dalle mura cittadine, non più gli aretini come consumatori di eventi culturali, come consumatori di servizi, ma come produttori di eventi capaci di guardare all'esterno e capaci soprattutto di far tornare a crescere questa città, che può sicuramente ancora dare qualcosa di molto importante ai propri cittadini. Io la parola, diciamo, chiave in tutto questo è fare le cose insieme. Essenzialmente ha bisogno questa città di un sindaco nuovo che ci metta passione, che voglia veramente far tornare a crescere questa città, e soprattutto è sulla bocca di tutti, ma facciamolo davvero. C'è da assicurare ricambio generazionale alla politica, perché la politica, per tornare ad essere buona, deve essere affidata a chi ha voglia. Noi dobbiamo utilizzare la sapienza e l'esperienza dei meno giovani, ma si deve affidare ai più giovani l'obbligo, l'onere, la responsabilità, non il potere, di realizzare qualcosa di importante per voi, per i vostri figli, per i vostri nipoti. Io vi ringrazio, vi scuso per la lunghezza.